Oltre 200 sindaci e quasi 1000 persone hanno partecipato alla cerimonia per Brescia e Bergamo, capitale della cultura 2023. E al Teatro Grande di Brescia è arrivato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ad accoglierlo il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il Sindaco della città lombarda, Emilio Del Bono. Siamo pronti ad accogliere e le nostre città conoscono bene il valore e il senso dell'accoglienza, che è molto di più che buone maniere ed educazione. È una cultura, è la cultura della cura. In contemporanea il collegamento con il Teatro Donizetti di Bergamo, con il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e il Sindaco della città Giorgio Gori. Caro Presidente Mattarella, oggi la posso salutare solo così, a distanza, e tuttavia spero le arrivi il calore dell'affetto mio e della città di Bergamo intera, che tanto la apprezza. Diamo il via, l'ufficiale calcio d'inizio, all'anno che vede Bergamo e Brescia capitale della cultura italiana. Un anno che sarà anche segnale di rinascita e speranza per le comunità gravemente toccate dalla tragedia del coronavirus. Il programma si snoda su oltre 100 progetti a cui faranno corona moltissime altre iniziative, con il coinvolgimento del territorio, musei, festival, luoghi storici, per rappresentare l'Italia e attirare turisti e visitatori. Nell'anno che si è appena concluso, un forte segnale di unità e di innovazione è stato lanciato da una piccola isola incantevole, Procida. La cultura non isola, hanno proclamato. La cultura, infatti, unisce e moltiplica. È una forza dei campanili, quella di sapere unire e non dividere le energie. Voi raccogliete nel nord del nostro paese lo stesso testimone di Procida, a conferma dell'unità che rafforza l'Italia.